Ed espira. Lei è una massaggiatrice? Esatto. Lei invece cosa fa? Sono una poetessa. Oh, e io una sognatrice. No, davvero. Oh, è davvero una poetessa? Sì. Oh. E lui è Albert. Ehi. Eva mi stava dicendo che non c'è un uomo a questa festa da cui si senta attratta. Come? Davvero? È piuttosto flaccido e di mezza età. E indossi il pigiama? Sto più comodo. Che c'è? Sto vedendo il tuo pene. Cosa? Oh mio Dio. Ma lo trovo affascinante. Ci diamo un bacio? Sì. Brindiamo alle seconde occasioni. È un bene quando sono tutti un po' più grandi e saggi. Com'è andato il lavoro? Abbastanza bene. È venuta quella signora simpatica che parla sempre del suo ex marito. Faceva pena a letto, imbranato. Molto poco ironico, piuttosto irritante. Speriamo non si tratti della mia ex moglie. Albert è un sfigato. La mia nuova cliente è proprio lei, l'ex moglie di Albert. Ascolto questa donna che spara a zero e dice delle cose terribili sull'uomo che sta cominciando a piacermi. La prima volta che abbiamo cenato insieme ha cucinato un piatto fantastico di spaghetti. Con melanzane e mozzarella. Poi ho scoperto che sapeva cucinare solo quello. È una specie di trip advisor umano. Albert non è un albergo. Non credo che tu alloggeresti in uno scadente. Perché lo scuoti? Sai che il guacamole è ipercalorico? L'hai preso di mira? Non è vero! È come se avessi trascorso la serata con la mia ex moglie. Ho combinato un macello. Pronto? Albert, lei è Eva. Che ci fai qui? Vi conoscete? Quando la gente ti chiede perché abbiamo divorziato, tu cosa dici? Perché? Insomma, mica dirai perché era una grandissima rompicoglioni. Bene, ok. Ciao da Valeria. Sì, ebbene sì, quasi 40 anni dopo il suo debutto in L'incredibile Hulk, edizione del 1974, la Marvel ha confermato la fine del popolare personaggio di Wolverine. La morte verrà forse descritta in uno speciale fumetto diviso in quattro parti che uscirà a settembre e avrà come titolo La morte di Wolverine. Non è chiaro come questo influenzerà il franchise cinematografico di X-Men. Tuttavia, con l'incertezza sul futuro di Hugh Jackman, questa trovata potrebbe anticipare l'uccisione del personaggio in Wolverine 3 per poi riprendere il franchise con un nuovo attore. Sì, lo so, voi volete Hugh Jackman? Staremo a vedere, staremo a vedere. Avremo comunque presto altri aggiornamenti. Nel frattempo, iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!